Ti è mai capitato di vedere il video di questa canzone di Coldplay? Ma scie, ah, Coldplay sì. Coldplay. No, ma io non vedo tanto la musica alla radio. È vero. Bravo, è così che si fa, bravo. Non bravo. Vedo la musica alla radio. Bravo, eh? È giusto. Che figura è questa? Aspetta che mi stanno chiedendo un'amicizia particolare, che non ho Facebook, me lo stai facendo attivare tu, ma non lo volevo fare, va buona, una vediamo. E quelli che scrivono, scusa per piacere, mi chiedo amicizia che ho pochi amici. E quello è tristissimo. E per compassione vai, accetti, però è triste, farlo entrare nel giro. No, comunque la tragedia da qualche anno, almeno per me, non lo so per voi, che ormai io ho pure mio padre, mia mazzo, pa Facebook, mia zia. Capito? Cioè, la ricostruzione familiare là. Oh, che fai? Tuo padre ti chiede l'amicizia pa Facebook. L'accetti? Ecco. Capito? Non l'accetti. Tuo padre sta di fronte a te e dici, come non mi ha accettato l'amicizia? Se lo siamo a tavola, siamo bene. Poi fai, l'accetti e poi capisci che scrivi le minchiate, magari bravo, anche in maniera sgrammaticata, e ti riprendi e vedi che l'hai sbagliato. E l'hai sbagliato e guarda tutti i fatti tuoi, ovviamente. E tu non hai più una privacy. Però lì sulla privacy non ci sta. Non ci sta, non ci sta. Vabbè, adesso che dobbiamo fare la pubblicità. Sì, ricordo soltanto il numero che è così: 347-72-72-274 per chiedere l'amicizia a Jimmy che sta scarso. Hai provocato le persone? Mo dobbiamo chiamare. Le persone avevano voluto fare il giochetto con te adesso, hanno mandato una foto, cari ascoltatori, a Pinuccio su WhatsApp chiedendo tra le tre donne in foto chi poteva essere, perché lei. Praticamente ci sono due figlie e la mamma. Pinuccio mi sa che non ha imbroccato. No, no. Sentiamo però Terry, pronto, ci sei Terry? Buongiorno, ciao Jimmy, ciao Pinuccio. Buongiorno Terry, chiami da Trani. Cosa? Chiami da Trani? Sì, da Trani. A Trani, dove si cambia sindaco ogni due mesi. Sì. Oh, Terry, io ho visto la foto, detto, per me è la prima da destra. Jimmy, la però... prima a destra, la prima, no. Jimmy però ha detto è quella del centro. Neanche. No, ci abbiamo sbagliato. No, veramente. Cioè, tu sei non quella con la camicia bianca? Sì. No. E quelle sono le due figlie, quelle tue. Sì. Ma come hanno fatto a nascere prima di te le figlie? Mo non è un falso complimento, mo non per dire, però veramente non sembra. Noi purtroppo non possiamo far vedere questa foto, ma non sembra proprio. Vabbè, comunque complimenti, diciamo, per come. Grazie. Quindi a te, quindi tu metti queste foto tipo su Facebook e non ti riconoscono. No, vabbè, no, stavo su Facebook, ora non ci sono più. E perché? Che è successo? No, davano troppo fastidio le persone. Ah, ma che tipo di fastidio? Che tipo di fastidio? No, vabbè, anche a me è capitato parecchi messaggi. Le caripie? No. Vabbè, certi messaggi molto particolari. Anche se li bloccavi, che facevo? Si facevano profili falsi e continuavano a rompersi praticamente. Che poi ci vuole un impegno. Che tu sì, capito, fai sì. Dal profilo, da tempo, sì. Capito? No, ma io conosco persone che hanno profili falsi e dialogano tra di loro. Ed è Sebusti e Cristiani, cioè quelli sono animati in giro. No, persone che hanno tanti profili falsi. E quindi si prendevano l'impegno di falsi, poi venite a scrivere le stesse cose e quindi ti sei scancellata. Ti stai combinando? Sì. Stai facendo un profilo anche tu adesso perché ti stai muovendo così. No, dai. Allora, Terry, noi abbiamo ovviamente sbagliato tutti e due, però ci fa piacere. Sì, che avete questo... Abbiamo perso. Ti regaleremo un profilo. Falso su te. No, grazie. Allora, scegli o il profilo o qualcuno che ti lecca i piedi. Oggi... L'architetto di Molfetti. Ingegnere. Qui svendiamo la grande oggi. A 180 euro scontati, solo per Radio Selene. Terry, vabbè, noi dispiace se ti hanno mandato questi messaggi, però vabbè, purtroppo è così. Però meglio la vita reale di quella virtuale. Però sì, prima guarda, di chiudere, sto meglio, Terry, sto molto meglio. Una cosa, prima di chiudere, dai, adesso tu ti sei tolta il profilo, hai tolto il profilo Facebook. Sì. Io lo chiedo a te, ma magari lo chiedo anche a tutti quelli che ci ascoltano. È vero, capitano queste cose. Però una puntina di piacere ci abbiamo in questa cosa. Se uno ci viene a chiedere qualcosa, noi diciamo, però forse vuol dire che piaccio. Dipende che cosa ti chiedono. Appunto. Ma dai, che tu metti la foto che baci tuo marito e quello ti dice mi frega.